E oggi faremo questa lezione un po' speciale, chiamiamola un po' sui trucchi di modellazione. Okay, adesso detto così sembra una cosa un po' esagerata chiamare trucchi di modellazione, però sono magari degli aiuti, degli shortcut che magari normalmente non utilizzate e vi possono salvare la vita. Allora, partiamo dalle cose base, perché ho visto che alcuni di voi hanno anche ancora un po' di difficoltà a, non so, giocare con la vista, ok? Se io per esempio devo andare a modificare questo oggetto, per fare un esempio, potete o prendere e spostarvi direttamente con la vista in questo modo e quindi avvicinarvi all'oggetto e da qui in poi modellare, però come notate, se ruotate, non è il fulcro, non è l'oggetto stesso, ok? Quindi può essere scomodo. Oppure semplicemente premere il punto sul tastierino numerico e lui in automatico vi va a zoomare sul vostro oggetto e in automatico lui diventa il fulcro della vostra scena. Quindi questo vi permette di avere molta più semplicità sulle scene magari grosse. Avete magari scene molto lunghe, quindi dovete spostarvi velocemente da una parte all'altra. Se lo continuate a fare a mano magari ci vedete troppo tempo. Altra cosa importante, anche in modalità edit potete usarlo, quindi se voi andate e volete zoomare su questa parte e questa parte deve essere il vostro fulcro della modellazione, potete premere il punto sul tastierino numerico e in automatico vi arriverà il punto sul tastierino numerico, vi permetterà di evidenziare la parte selezionata. Quindi o oggetto selezionato o parte dell'oggetto selezionato vi permette di essere di zoomare, di editare la zona che volete. Poi ho visto anche che avete magari un po' di difficoltà a selezionare. Ok, sulla selezione un discorso molto importante, perché più diventate bravi a selezionare velocemente le zone che vi interessano e più vi velocizzate nella modellazione. Ok, facciamo un esempio. Io voglio selezionare questi vertici, ok? Posso andare a mano, quindi seleziono uno alla volta i miei vertici. È una soluzione che finché sono 4 va bene, se ne avete già 200 inizia a diventare un po' lunga. Oppure posso usare le selezioni, gli strumenti di selezione. Il principale strumento di selezione è la B di box. Se voi premete la B, vi compare praticamente appunto il selettore in questo modo, e come se fosse il classico selettore, non so, di file per computer, nel momento in cui voi tenete premuto e trascinate, create una zona. Tutto quello che c'è all'interno della zona viene selezionato. Ok? Per deselezionare in maniera veloce basterà cliccare fuori dall'oggetto, quindi in automatico viene deselezionato. Poi avete anche un'altra selezione, la C di cerchio, dove con la rotellina del mouse potete andare a aumentare o diminuire la dimensione della vostra selezione. Quindi anche qua dovete andare poi a cliccare sulle parti volete andare a selezionare, ok? Con ESC si esce dalla modalità, quindi fate così, quando avete finito fate ESC, uscite dalla modalità di selezione. Ok, fatto questo possiamo fare anche un'altra cosa veloce che ha messa nelle ultime versioni di Blender, ovvero premere W. W, notate qua sopra l'iconcina come cambia, Vedete? Avete tre opzioni, quindi quella normale, quella box, quella cerchio e quella a, come si dice, lazzo. Ok, quindi questa è una delle opzioni nuove che ha messo, è abbastanza comoda. W, ok. Ora invece vediamo con nelle selezioni di selezionare non so, alcuni loop, ovvero alcune zone simili, molto velocemente. Inseriamo un nostro oggetto, in questo caso usiamo un UV sphere.
Ok, se io volessi selezionare tutti questi vertici, vedete che già qui, se inizio a usare gli strumenti normali, ci metto un attimino di tempo, ok? Perché ho premuto Shift, premo sinistro, vado avanti, ci metto una vita e mezza. Invece, se io premo Alt e poi seleziono col sinistro vicino al vertice orizzontale o verticale, lui in automatico, vedete, mi chiude il loop molto velocemente. Quindi tac, tac, e quindi praticamente posso andare a selezionare zone molto velocemente senza stare lì a diventare matti. Ok? Se vado sul verticale invece mi seleziona la sezione verticale. Sempre sul discorso di velocizzare sulla selezione, facciamo finta che abbiamo una scena un po' più complessa, un oggetto un po' più complesso. Adesso vi metto una cosa del genere, quindi due oggetti insieme, ma può anche essere, non so, se state facendo un tavolo, quindi la parte sopra del tavolo e le gambe del tavolo, e volete selezionare velocemente solo una delle due parti, quindi o solo la parte sopra del tavolo o solo le gambe, potete tranquillamente premere la L e lui andrà a selezionare il blocco dell'oggetto più coerente con la vostra selezione. Quindi vi posizionate sulla zona che volete andare a selezionare, premete la L, vedete, per esempio qua sono due blocchi diversi, cioè la scimmietta che è fatta dal viso e dagli occhietti che sono separati come blocco, e allora mi seleziona solo il primo blocco, ok, che in questo caso è il mio viso. Quindi anche questo è una cosa molto importante. Un altro errore che ho visto fare, nulla di grave, però magari quando creo, come ho fatto io in questo momento, un oggetto dentro un altro oggetto per sbaglio, può succedere soprattutto le primissime volte, ovvero in questo caso c'è finito, io volessi mettere la mia scimmietta insieme alla mia sfera sulla stessa scena ma non sullo stesso oggetto, ho sbagliato e li ho messi insieme. Come faccio a staccarli? Ok? Molto semplicemente seleziono per esempio prima la sfera, quindi con L mi posiziono sulla sfera, e poi col P di separate vado a dirgli separami la selezione, ok, e in automatico a sto punto avrò i due oggetti separati, quindi potrò andare a rieditare i miei oggetti separatamente senza aver perso troppo tempo. Ah, un'altra cosa da professionisti, adesso ricreo una nuova scena. Allora, noi abbiamo visto il Ctrl R, giusto? Allora, abbiamo visto il Ctrl R in questa maniera. Non so quanti di voi, o per sbaglio o per conoscenza, sapevano che se io uso la rotella, in automatico mi va a aumentare il numero di sezioni sul mio oggetto. Quindi io adesso clicco, poi posso spostare nuovamente la mia traslare la mia sezione e in automatico mi verrà tagliato molto velocemente il mio oggetto. Quindi se volete fare, per esempio, il famoso tavolo, non dovete più adesso farvi 4 tagli, ok? Ne fate solamente 2 con la rotellina, con Ctrl R con rotellina, ci vedete direttamente meno e soprattutto vi esce poi perfetto. Non avete le misure corrette, non più storte come magari avevate all'inizio. Ok, ora iniziamo a vedere i modificatori. Ok, cosa sono i modificatori? Prendiamo magari il cubo come esempio. I modificatori sono delle operazioni matematiche che Blender fa sugli oggetti in maniera non distruttiva e parametrica. Detto così sembra una roba da fantascienza. Cosa vuol dire? Che lui compie delle azioni che noi gli diciamo senza andare a rovinare la mesh iniziale. Vi faccio un esempio pratico. Se io per esempio vado a mettere, e poi lo vediamo bene, subdivision surface, notate che il mio cubetto si trasforma molto velocemente in una sfera. Poi andiamo a spiegare bene subdivision surface. Però cosa succede? Se faccio in edit, notate che il mio oggetto nativo
c'è ancora, il mio famoso cubo esiste ancora. Io posso andare a eliminare il mio subdivision surface, non mi piace, è uscito male, non era quello che mi aspettavo, lo posso andare a eliminare e si ritorna alla mia mesh originale non ritoccata, non rovinata. Ok, queste sono le operazioni praticamente dei modificatori. Adesso andiamo a vedere i principali modificatori che secondo me dovete usare e vedremo pian pianino come utilizzarli. Allora, il primissimo, molto carino, è l'array. Ok? L'array cosa fa? Fa un duplicato sull'asse X o sull'asse Y o sull'asse Z del nostro oggetto. Un numero di volte che noi gli diciamo. Quindi count mi dice quante volte devo duplicare il mio oggetto, quindi in questo caso due volte, quindi abbiamo due cubi, uno e due, ok? Se aumento il count, in automatico mi va a aumentare il mio oggetto. Poi abbiamo anche il valore qua di offset, che noi possiamo andare a aumentare o diminuire. Ok? Una cosa molto importante è che ogni modificatore può essere aggiunta ad altri modificatori, quindi non possono esserci infiniti modificatori su ogni oggetto. Quindi se io per esempio voglio aggiungere un altro array, questa volta gli dico vammela duplicare non più sull'asse X, notate qua mi dice asse X, ma sull'asse Y, ok, mi crea un'altra fila, ok? Se io logicamente vado ad aumentare questa fila, in automatico mi va a creare. Quindi si crea, tra virgolette, una specie di matrice, ok? Quindi posso anche appunto aggiungere un altro array, stavolta non gli dico più sull'asse X o Y, ma gli dico sull'asse Z, e in automatico avremo proprio un cubo volumetrico di array fatti dal mio file originale, dalla mia mesh originale, che se noi andiamo a modificare in automatico mi viene modificata in tutte le istanze in tempo reale. Quindi posso andare successivamente ad aggiustare il mio oggetto iniziale in questo modo, grazie al fatto che i modificatori, come detto in precedenza, non vanno a rovinare la mesh principale. Ok, questa è una cosa molto importante. Questo qua era il primo modificatore. Ora vediamo un secondo modificatore, sempre importante, vanno più o meno in ordine di lista, il bevel. Il bevel cos'è? Il bevel è una cosa molto importante che viene spessissimo sottovalutata per chi fa 3D. Ovvero, il bevel è quella scalettatura che hanno praticamente quasi tutti gli oggetti tra il bordo finale e la parte centrale. Se voi per esempio toccate il vostro tavolo, toccate il tavolo, ok? Questa parte finale è il bevel, ok? Perché è importante il bevel? Perché voi dovete pensare che dovete arrivare a avere un rendering ultra fotorealistico della vostra scena. Rarissimamente, e proprio rarissimamente, gli spigoli, diciamo così, non sono smussati. Un po' per legge, cioè per legge proprio gli spigoli devono essere smussati, e un po' per bellezza stessa dell'oggetto in sé. Quindi, se noi per esempio prendiamo il nostro tavolo e andiamo a modificare, in questo caso, ok, possiamo andare a dirgli quanta scalettatura ci deve essere per il mio bevel, ok? E anche qua la cosa bella è il fatto che non viene rovinato l'oggetto iniziale. Se io poi il bevel non lo voglio più, lo tiro via, mi rimane il mio bel quadratino, cubettino iniziale. In termini di rendering, se dovete fare appunto tavoli, monitor, case del computer, eccetera, eccetera, il bevel è sempre fondamentale. Perché? Perché vi dà la speculare della luce, ve la fa risaltare. Dove la luce va a colpire sulla scalettatura, viene risaltata e di conseguenza aumenta la realisticità poi del rendering finale. Quindi aumenta notevolmente proprio il senso di realisticità, di realismo. Altra cosa, qua che sembra
in realtà bello spigoloso, se voi toccate il Beavel esiste lo stesso, eh? Quindi il Beavel bene o male c'è un po' dappertutto, anche qua c'è leggermente qua sotto, ma c'è qua comunque come Beavel, quindi il Beavel va messo, è un modificatore importante. State attenti però che anche se non va a rovinare la mesh iniziale, magari visibilmente vi può andare a rovinare la mesh come la state vedendo, quindi proprio deve essere toccato al millimetro, non valori tipo 7-8 di Beavel, vi esce una roba esagerata e da evitare. I segmenti, possiamo aumentare il numero di segmenti del Beavel in modo da andare a smussare il più possibile la curva, ok? Si vede? Più grande, perché io da monitor vedo poco, ok? Se abbasso il numero di segmenti, mi fa un taglio netto. Più l'aumento, più la mia curva viene ammorbidita e arrotondata, ok? Anche qua, adesso poi vi facciamo fare gli esercizi. Giocate un attimino durante l'esercizio con tutti i parametri, spostate, fate, pasticciate pure, non c'è problema. Ok, andiamo avanti, quindi resettiamo la scena. Altro modificatore importante, vabbè, il decimate, quando avrete oggetti con tanti poligoni, ma lo vediamo in futuro. L'edge split lo vediamo tra poco. Lo screw l'abbiamo visto già l'altra volta, andiamo sul subdivision surface. Il subdivision surface cosa fa? Vedete, se lo applico direttamente al cubo, me lo fa diventare una pallina, ok, una sferetta. Perché? Perché il subdivision surface va a, come si può dire, a morbidire il più possibile le mie linee dritte, ok? Quindi, vedete, io ho il cubo, se gli faccio un Ctrl R, vedete, e vado a schiacciare il bordo, quindi gli sto dando un doppio spessore al bordo, notate che subdivision surface inizia un attimino a perdersi di potenza, ok? Idem dall'altra parte. Ti serve per arrotondare il meglio, al meglio, ok? La cosa molto bella del subdivision surface è il fatto che abbia comunque i vari parametri, quindi io andando a modificare fisicamente i miei parametri posso andare ad avere la mia figura finale molto più ammorbidita rispetto a se facessi manualmente questa operazione. Anche qui state attenti a una cosa, non esagerate con un numero di subdivision, perché più subdivision mettete più l'oggetto in realtà diventa pesante, perché sono calcoli che il computer si deve fare. Di conseguenza rischiate che se non avete computer performante, nel momento in cui arrivate già 5 o 6 su un oggetto un po' complesso, vi si blocca direttamente il computer e rimane lì fermo un'ora, e quindi è meglio evitare. Quindi cercate di rimanere 3, 4, 5, 6 se avete già computer performanti, ok? Esatto, e poi soprattutto, non come flusso canalizzatore, l'incrocio dei flussi in Ghostbuster, ma è mettere due subdivision uno sotto all'altro, perché sennò si va a moltiplicare praticamente il subdivision e il subdivision, non solo il computer bomba, ma non si riaccenderà più, quindi è meglio evitare direttamente di mettere due subdivision insieme, ok? Sì, adesso poi diciamo tutto. Ok, quindi subdivision molto bello, molto importante, attenzione a come viene utilizzato, ok? Poi giustamente chiarisco una cosa che mi è stata suggerita dalla regia. Allora, il solidifica, anche questo è molto bello, va usato intelligentemente. Abbiamo visto l'altra volta con le curve, preparo solo un attimino la scena. Abbiamo visto l'altra volta con le curve, quando abbiamo fatto il bicchiere, era molto bello il bicchiere, però era piatto, ok? Io ho detto, non mi ricordo più se ve l'ho detto di utilizzarlo, ho detto ve lo spiegavo questa volta, ve lo rispiego nel caso, il solidifica vi permette di dare uno spessore in automatico al vostro oggetto. Faccio un esempio, facciamo finta che questa sia una stanza, come vedete la stanza è piattissima, non ha senso una stanza così, allora o vado con Ctrl R, mi vado a ritagliare, mi estrudo le mie mura, eccetera, 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 ma vuol dire tempo, vuol dire perdere tempo, eccetera, eccetera, oppure vado a utilizzare direttamente il solidifica e notate, mi crea in automatico un doppio muro, quindi una parete, al quale posso applicare
lo spessore in automatico. La cosa bella, ribadisco ancora una volta il concetto, il fatto che sia tutto parametrico, questo cosa vuol dire? Che io continuo a modellare così la mia scena, alla fine dico, oh, ho fatto il muro un po' troppo poco spesso, vado a selezionare il mio muro, vado a prendermi il mio valore, lo vado a modificare e si va a modificare, quindi non rovino né la mesh iniziale né successivamente la mia scena, non sto lì a rovinare. Giustamente, come mi si diceva, però bisogna stare attenti quando si applicano i modificatori, perché cosa succede? Noi abbiamo fatto tutta la scena, facciamo finta, questa è la mia scena finale, non mi serve più il modificatore, posso andarla ad applicare, ok? Se faccio un apply, mi si va a applicare, quindi mi viene convertito tutto quello che io ho fatto in mesh finale. A questo punto però il modificatore non ci sarà più, quindi non sarà più parametrico, quindi la mia mesh base è stata modificata in quella alla quale sono stati applicati tutti i modificatori. Quindi da qui in poi ci si comporta esattamente come mesh standard, ok? Quindi se per sbaglio ho errato e volessi tornare indietro, non si può più, si va avanti, ok? Quindi consiglio è, se non vi serve obbligatoriamente applicare i modificatori, non applicateli mai. Se invece avete bisogno obbligatoriamente di mettere i modificatori in modalità finale, applicateli, salvatevi fatevi un backup della scena e applicate da lì in poi i modificatori che volete. Allora, vediamo un altro modificatore, quello che potrebbe servire in questo caso, ovvero facciamo finta che io debba fare così detto wireframe, avete presente? Ovvero solo il fil di ferro sull'oggetto. Col modificatore adeguato, vedete, con un click voi in automatico potete andare ad avere il wireframe relativo. Ok, voglio fare proprio questo fil di ferro, fil di ferro che può essere utilizzato. Faccio un esempio veloce, dovete fare la maschera di Spider-Man del film vecchio, quelli con tutte le ragnatele in evidenza, in questo modo qua ci mettete proprio un secondo a farlo praticamente, senza star lì a dover modellare, extrude, eccetera, eccetera, delle varie cose, ok? È una cosa molto comoda. Poi vediamo qualche altro modificatore che può essere utile. Beh, triangoletto lascerei stare. Cosa? Ah, cavolo, il mirror. Bravo. Il mirror è fondamentale. Allora, il mirror. Il mirror è fondamentale perché? Perché proprio come mentalità di modellazione, se avete un oggetto che è specularmente uguale, una faccia uguale e speculare all'altra, è inutile stare lì a modellare due volte l'oggetto, ok? Ne modellate metà e l'altra metà appunto utilizzate il mirror per andarla a splittare, ok? Come funziona? Partiamo da una cosa sempre semplice come il nostro cubo, giusto per iniziare a capire come funziona. Allora, prendo una faccia, inizio a cancellarla, ok? Dopodiché attivo il mirror. Vedete in automatico che il lato sinistro viene appunto specchiato sul lato destro. A questo punto vado a fargli un'estrusione. Notate che l'estrusione, se lo faccio tipo sull'asse X, mi viene rispecchiata e riflessa. Ok? Però state attenti a una cosa. Notate una cosa, entro un attimo da wireframe così la vedete meglio. Se io continuo, vado avanti dall'asse centrale, vado avanti, notate che mi vanno a compenetrare. Ok? Questo potrebbe essere un problema, nel senso che da qui in poi si creano le doppie facce e quindi il vostro risultato è peggio di quello che vi aspettavate. Ok? Per evitare questo problema potete attivare e poi successivamente disattivare come volete l'opzione di clipping. Se voi adesso rifate la procedura, vedrete che arrivate a un certo punto, quindi proprio sull'asse di mirroring, Blender non vi permette di andare oltre, quindi praticamente avete questo, chiamiamolo tra virgolette, snap tra le due facce.
il mirroring può anche essere fatto su vari assi, quindi io posso anche fargli un mirroring sull'asse Y. Quindi se io per esempio qua vado a ritagliarmi questo lato e vado a cancellare l'altro lato, sempre grazie a mirror mi viene rigenerato, ok? In questo modo io posso andare, non so, a farmi un'estrusione e in automatico viene fatta già su tutti i quattro lati. Ok? Diciamola tra virgolette, molto tra virgolette, è come se ne facesse un duplicato con un array, ma è molto tra virgolette perché questo viene speculare e non è un vero duplicato, è un mirror del nostro oggetto, però messo in questo modo può essere visto come un mirror. Quindi in questo modo qua io molto velocemente posso andare a modificare il mio oggetto base e posso avere la figura che mi interessa. Altra cosa, come detto e continuerò a ripeterlo, sempre il mirror è un modificatore, quindi non va a rovinare la figura iniziale, la mesh iniziale, quindi se poi non lo voglio più lo posso andare a tagliare, a eliminare e avrò comunque la mia mesh iniziale pronta all'uso, ok? Quindi questo qua è una cosa fondamentale. Quindi il discorso è, voi cercate sempre di tagliare a metà il vostro oggetto, quindi lato sinistro, lato destro, come siete più comodi, utilizzate il mirror e di conseguenza specchiate il vostro oggetto principale. Ok, giusto per ricordarvi, perché ho visto un po' di cose passando tra di voi. Allora, facciamo finta, io sono in una situazione del genere, quindi ho modellato il mio oggetto, non so se sarà il finale, non sarà il finale, per tagliare a testa d'oro mi faccio un duplicato, me lo sposto dove voglio, faccio un H, così lo vado a nascondere, H sta per hide, alt H mi ricompaiono tutti gli oggetti nascosti, ok? Quindi ce l'ho nascosto, non mi rompe le scatole, posso andare avanti con la mia modellazione e da qua in poi posso andare a applicare tutti i modificatori. Come si diceva, c'è tutta una gerarchia su come applicare e come fare i modificatori. Quindi per applicare, la cosa conveniente è applicare dal primo all'ultimo in stack, quindi dal primo, secondo, terzo, quarto. In alcune situazioni, se voi fate il contrario, oppure applicate prima quello in mezzo, poi il secondo, poi il quinto, poi il settimo, rischiate che la vostra geometria venga rovinata, non è quello che avevate in mente, ok? Però diciamo, in linea di massima, se voi sapete che quello che state vedendo è quello corretto, fate un apply dal primo in alto fino alla fine ed è corretto. Anche un'altra cosa, se per sbaglio, se vediamo se riusciamo a tirar fuori un esempio pratico, io gli metto il modificatore Subdivision Surface e poi gli metto un Edge Split, ok, vedete cosa che cambia fisicamente? Quindi anche la gerarchia di come mettete prima un modificatore rispetto ad un altro ti va a cambiare il risultato. Faccio un esempio con l'edge split molto semplice. L'edge split praticamente ti permette di andare a, come si può dire, ridefinire gli edge in modo che se sono sbagliati o se vedete delle facce che non sono corrette ve le va un attimino a sistemare, ok? Lo si sa, di solito viene messa alla fine, perché prima si fanno tutti i vari step che possono andare a rovinare la mia geometria, possono andare a cambiare la mia geometria, poi l'edge split ti va fisicamente a riadattare, a stabilizzare praticamente la scena, la mia mesh, ok? Quindi anche questo è molto importante. Quindi una volta fatto questo, se io vado a fare un apply, in automatico avrò la mia mesh pronta per andare avanti a essere modellato. Ok, ora volevo farvi vedere un attimino gli snap, ok? Succede che magari dovete fare una modellazione un po' più precisa, allora dovete andare a essere un po' più precisi, cioè noi abbiamo visto per adesso che prendevo, spostavo un po' a cavolo il mio oggetto, ok? Ma invece si può tranquillamente andare a essere più precisi. Facciamo così,
divido in questo, ops, divido, ah già, vero, scusate, suddivido le rimanenze della 279. Ok, faccio e inserisco la mia monkey, ok? Ora, notiamo una cosa, qua in alto questa modalità è semplice, nel senso voi dovete sempre usare gli snap, quindi attivate gli snap, quindi attivate qua dove c'è la calamita, attivate, per fare un esempio, per esempio dove c'è scritto vertex, e in automatico vedete che la mia, vedete che ho il cursore, si vede il cursore, sì, vedete che il mio cursore si, adesso lo faccio vedere ancora meglio, aspetta, così non me lo fai vedere, aspetta. O seleziono tutte e due, oppure attivo qua il duale. Vai, vai, frame. Ma forse devi metterti il solito e fare. Ah, sì, di qua devo mettere, bravo. Ok. No, me lo fai dare lo stesso. Allora, seleziono tutte e due. Non me lo fa, basta. Allora, faccio così. Notate che vedete, si snapperà dove c'è il vertice, ok, dell'oggetto in basso. Ok, se invece gli dico vammi a snappare sulla faccia, il risultato sarà più o meno simile, ma lui andrà a vincolarsi alle varie facce. Ok? Una cosa molto bella in realtà che si può fare è questa, adesso rivediamo un altro esempio, ovvero attivare lo snap solo quando serve, quindi non sempre, perché sempre potrebbe dar fastidio, ma attivarlo solo quando serve. Facciamo un esempio, per esempio se adesso prendo il mio oggetto, io metto sempre vertice perché è più comodo, utilizzo G per lo spostamento, premendo il control, vedete che se io mi dirigo verso il vertice si va a snappare sul vertice stesso. Ok? Questo è molto comodo. Quindi anche, è lo stesso vertice, se io entro nel vertice e faccio una G e mi sposto, vedete che si va a snappare sul vertice stesso. Questo è molto comodo, perché se io devo appunto cercare di avere le due facce più vicine possibile una sopra l'altra, in questo modo sicuramente vado a risolvere la soluzione. Ok, io direi, per oggi basta, cosa da dire? Ah, cacchio, bravo, è una roba fondamentale, stavo dimenticando la parte fondamentale della lezione, dovevamo fare un'ora fa. Allora, l'operazione booleana. Bene così. Allora, le operazioni booleane cosa sono? Inizialmente sono da evitare come la peste, perché vanno, almeno nel nostro caso, a rovinare, tra virgolette, parecchio la mesh di base, ok? Però in alcune situazioni sono fondamentali, ovvero, cosa succede? Con un'operazione booleana si può andare a tagliare o aggiungere una parte di oggetto a un altro oggetto, ok? Adesso c'è un esempio pratico, però giusto per capire, facciamolo direttamente. Se noi abbiamo il classico cubo, ok? È una sfera. E volessi fare in modo che la sfera mandasse a tagliare in questo modo, quindi tutta questa sezione, il mio cubo stesso. Allora, l'opzione da pazzi è andare a sezionare manualmente col CTRL R più volte il cubo, andare a prendere le facce, cancellare varie facce, vedete, è una cosa che non c'è neanche da pensare. Ok, oppure posso andare a compiere un'operazione booleana. L'operazione booleana sono appunto sottrazione, addizione di un oggetto più oggetti su un altro oggetto, ok? C'è un tool molto bello in Blender, quindi adesso dobbiamo fare questa operazione, tra virgolette, un po' complessa, che ti permette di semplificarti la vita e di non rovinare troppo la mesh base, ok? Come facciamo per attivarlo? Semplicemente facciamo così, andiamo in Edit,
preference, qui dove c'è la ricerca cerchiamo bool, giusto? Bool tool, e lo attiviamo. Ok, quello che stiamo facendo adesso è aggiungere una donna Blender. Aggiungere una donna Blender vuol dire aggiungere comandi che normalmente non ci sono per tutta la serie classica di mentalità di Blender, ovvero che il programma deve essere snello, poi uno se lo deve personalizzare. Questo secondo me è molto importante. Una volta fatto, fate Save Preference, così la volta successiva ce l'avrete già attivo. Bool Tool, B-O-O-L. Ho visto. Con tanto di porte e finestre. Ho visto. E ti dico, io ho provato già un po' di addon nuovi. Belli? Ce ne sono. Sull'aggiunta di oggetti. Adesso probabilmente le versioni che vediamo che si aggiungeranno e modificheranno. L'ultima volta che ho aperto gli addon erano tipo 25, adesso sono già 50. Ti cavo. Ci siamo? Ci siamo? Ok, avete fatto Save Preference? Ok, ora vedi, fate anche voi un cubetto e una sferetta. Ci siamo? Avete messo già? Allora, come si fa per attivare il Bool Tool? Semplicemente, cioè, finché vogliamo sottrarre la nostra sfera al nostro cubo. Quindi selezioniamo prima la sfera, poi il cubo, e premiamo CTRL meno dal tastierino numerico. Vedete che in automatico, in tempo reale, vi fa vedere il risultato. Ed è dinamico, quindi se io per esempio sposto la mia sfera, notate che la sottrazione viene fatta dinamicamente. E sempre come modificatori vedremo che avremo il modificatore, alla quale noi l'operation possiamo andare a modificare. Adesso noi cioè col control main in automatico abbiamo messo un difference, ma possiamo andargli a mettere un'intersezione. Notate che viene modificato, un'unione al quale, se una volta applicato, andiamo a vedere l'oggetto, la sfera, come notate, non continua anche in fondo, viene tagliata praticamente. E la differenza fa vedere solo la differenza tra i tuoi oggetti, quello che rimane dall'operazione di differenza. Ok, questo... secondo me adesso facciamo così, vi faccio vedere la problematica tra virgolette. Allora, ripeto, Bool Tool lo fa già molto bene, l'operazione booleana, solo che logicamente per limiti dati dal discorso dei vertici, delle facce, eccetera eccetera, notate che alcune volte viene sporcata la geometria. Ok? In questo caso la situazione è semplice, quindi non crea troppo danno, diciamo così. Ma in realtà su scene complesse potrebbe rovinare massivamente la nostra geometria e creare tutta una serie di problemi che spero per voi non ci siano mai.
Quindi il bull tool è fondamentale, in alcune situazioni è fondamentale, tipo questo qua della sfera, non puoi farla a mano, non c'è storia, cioè lo puoi fare, ci metti 7 mesi, quando con 2 minuti riesci a avere la soluzione. State sempre attenti però che la vostra geometria viene sporcata, questo è una cosa da tenere in considerazione. Poi se vedete che non si può fare altrimenti, usatevi tranquillamente il bull tool, ma usate il bull tool perché le operazioni booleane standard di Blender vanno a sporcare maggiormente la geometria, quindi tra i mali minori sceglietevi il bull tool, che in realtà è molto comodo. Poi abbiamo visto che con pochi tasti riuscite a impostarlo al volo, quindi vi consiglio quello.